job. Successo per il Palermo di Bosnia, l'ex Bulgor Cavi di Latina, bottini razzurri, linea Putirò. È 4-1 in favore dei rosanero, grazie alla doppietta di Lagumina, il gol del vantaggio di Bonfini e la rete del 3-1 siglata dallo Fasco. Per i nerazzurri la rete del momentaneo pareggio è stata di Ati Ali, con un errore da parte del portiere rosanero Marzocco. Per il Palermo è tutto già troppo facile e al decimo di gioco passa già in vantaggio. Splendida la giocata di Bonfiglio che semina tre avversari nerazzurri, poi di sinistro mette in rete alle spalle di Loliva, classe 2000 dei nerazzurri. 1-0 per il Palermo e Latina tenta a questo punto di provare la reazione, ma non ci riesce ed è il Palermo ad andare vicino al raddoppio al 20° con Lagumina che di sinistro impegna l'Oliva che manda in calcio d'angolo. Latina che ha un'unica sola occasione, per quanto si può dire, con la conclusione di sinistra di Adiagli con il pallone che termina però dopo Marzocco. Palermo che va vicinissimo al raddoppio quando inizia il cronometro quando sono 34. La prima volta con l'Oliva, bravo a mettere in calcio d'angolo. La seconda dal corner successivo con la doppia occasione in favore dei rosanero. Prima è Lagumina di testa a cogliere un clamoroso palo, poi dal colpo di testa successivo sarà l'Oliva a salvarsi in calcio d'angolo con i nerazzurri che riescono a scampare il pericolo del raddoppio. Palermo che parte allo stesso modo nella ripresa ed è subito l'occasione al 7° minuto ancora con Bonfiglio che tenta il destro ma il pallone termina oltre la trasversale. Latina che trova così il pari, con il muso del cronometro sono 17, ma prima ci sarà un'occasione da parte di Shainash con il Latina che riesce a fare un buon pressing sulla metà campo avversaria e Voski che lascia il pallone al numero 10 nerazzurro. La conclusione di destro termina però sul fondo. Il pari, come dicevamo, arriva al 17° con Atiagli a calciare la punizione di destro e il portiere ospite Marzotto non proprio perfetto nell'occasione. 1-1 che dura però 60 secondi. Vedo al contropiede successivo sarà Lagumina con uno splendido pallonetto a fare 2-1 in favore dei rosanero. Per il Palermo è tutto troppo facile e così al minuto 35 arriva anche la terza rete. Bravo Santoro a seminare il panico della difesa avversaria ed è Lofato di sinistro a mettere in rete. 3-1 in favore del Palermo che al 45esimo, praticamente quasi su minuti di recupero, trova anche il calcio di rigore. Il fallo è netto per il direttore di gara, a questo punto non ci sono dubbi, dal dischetto va proprio Lagumina e per il numero 11 del Palermo è un'altra doppietta in una stagione che per lui inizia ad essere straordinaria. Palermo che chiude così